Hola guapos! Oggi è il sesto anniversario della data in cui ho pubblicato il mio primo cortometraggio da solista. Nel senso scritto e diretto da me. E tu mi dirai, non aveva più senso farlo l'anno scorso che era il quinto anniversario? Certo! E io non me lo sono mica ricordata l'anno scorso. Il corto si intitola Pigna me la sogni, Pineapple Dreams, ed è un corto surrealista, non ha una vera trama ma ha un concept, e il concept è che volevo raccontare uno di quei sogni in cui sogni di svegliarti e ti rendi conto di essere in un sogno e ti svegli dal sogno ma non ti svegli nella realtà e continui a perderti nel labirinto dei sogni. E niente, guardiamolo, poi faccio i commenti. La cosa che adoro è che fin dal primo frame si vede che è montato con iMovie. Non avevo programmi migliori per montare i video all'epoca e non li ho tuttora. Let's go. Primissimissimo corto. Di nuovo? Come si capisce dal titolo, un elemento fondamentale del corto è l'ananas. È simbolico? No, è un ananas. Che hai sognato? Non mi ricordo bene. Però ce l'ho io e c'era un ananas. In tutte le canzoni della colonna sonora c'è la parola sogno. Beh, dovevi esserci per capire, insomma, tu non c'eri, c'era l'ananas. Smettila di dire ananas, mi fai salire l'acidità. Ananas. Full Beatrice. Stai balando. Solo che non ti piace perdere. Mi piace la pizza. Che biondi piace la pizza? C'è una luce. Sulla casa di Frankenstein brucia nel camino. No, tutto il film è farcito di citazioni delle cose che mi piacciono. Questa era una citazione da Rocky Horror Picture Show e questa era una citazione da La Guida Galattica per Autostoppisti. Questo momento me lo ricordo che è stato un macello fin dall'inizio, la luce fa cagare. Ho cercato di sistemarla in post, ma fail! Ananas! Questo movimento di macchina mi piace un po' però. Quello è la tempesta di Buongiorno. Fischio. Siamo fatti la stessa mattina di cui sono fatti i sogni. Ho fatto un sogno assurdo. Mi tiravano un ananas. Maleducati. Maleducati. Arriva un momento nella vita di una persona in cui bisogna mettere via i giocattoli, ma mai via un posto dove non li si vedrà mai più. Sono in uno scaffale troppo alto per poterli tirare. Qui i pantaloni quanto mi mancano, ovviamente non mi entrano più perché sono ingrassata di tipo 20 kg da quando ho fatto questo corto. A un certo punto diventa tardi per i giochi, ma non sarà mai troppo tardi per divertirsi. Harlem Shake. Mi sono davvero addormentata così. Oops. Questo spiega i sogni assurdi. Non me lo ricordavo che Davide era lì dietro con la bandiera delle chitarre. Una ragazza in gamba. Ora del tè. Sapete, mi manca Ellie. Pure a me. In tutto il contesto nonsense c'è la sottotrama della scomparsa di Annie, che è un po' come succede nei sogni. Tu sai di avere un obiettivo, uno scopo nel sogno. A mangiare la frutta buona. E lo scopo di questo sogno... Sì, ho sentito dire che lì la frutta è davvero buona. Lo scopo di questo sogno è trovare... Questo esotico che ha la frutta lì. Eh già. Oh, non lo vedo da 6 anni veramente, però... Lo so ancora a memoria perché per montarlo ci è voluto un... Hai risaputo che addormentandosi sui libri si impara? Per imposizione. No! Oh, salve. Che fastidio in questa scena! Faccio sempre... Bel tempo, eh? C'è proprio un bel sole oggi. È una lampada, siamo dentro casa. Però mi fa morire sto...
Però mi fa morire quello che diciamo. Però il pavimento è bello fresco. Oh, sì, è veramente piacevole. Già. È tipo sì. Conversazione da fermata dell'autobus. Lei... Però siamo come sotto mai qui? Oh, io sto cercando Annie. Ah, Annie! Scusi, non so chi sia. È la mia sorellina. Ah, ma l'ha perduta? Sì, è piccina. Ah, mannaggia. Non ho fiducia, l'ha detto vero. Beh, buona fortuna. Grazie, grazie. Sì. Posso chiederle una cosa? Un merluzzo. E come mai ha questo costume da coniglio? Ma io sono un coniglio. Ah, e che ci fa qui sotto? Ci tengo il fresco le bevande, vuole? No, grazie, l'ananas mi dà acidità. Oh, mannaggia. Ti ho sognato stanotte. Che luce di merda, mamma mia, fotografia fa cagare. Eri un coniglio però e stavi sotto il letto a bere succo d'ananas. Oddio, tu esti ananas. Freud ci vedrebbe sicuramente qualcosa di torbido. Indubbiamente c'è. Continuo a sognare che Annie è sparita. Annie chi? Annie mia sorella. È una sorella? Sì. Che bello sapere che mi conosci così bene. Ah, ma io ti conosco. Hai una sorella che si chiama Annie. E nei tuoi sogni c'è sempre un ananas. Oh, mi conosci proprio nel profondo, eh. Basta, torniamo a dormire. Voglio vedere come finisce il sogno. Cambiare vita. E questo è il sogno che hanno tutti i ragazzi che vivono nella mia città. Posto dove è molto questa è la voce di Andrea Laquidara, il mio mentore. Facevo il detective privato. Un lavoro ingrato, duro, pericoloso, come qualunque altro qui. In questo malsano pantano nebbioso, qualunque decisione può ucciderti. La cravatta nella vita vera è rosa. Sia. È molto bella. È fucsia, è chi nera. Lo decide cosa è giusto e cosa è sbagliato? È la stessa cravatta che indossa Anthony Kiedis nel video casa di California. Una famiglia povera dopo l'altra. Buttano gente povera e disperata in queste bella, strade oberate di gente povera e disperata. Indovinate chi campa tra gli agi fino a 90 anni e chi finisce in riformatorio per aver scippato una borsa per potersi comprare da mangiare. Fare la cosa giusta da ogni parte può essere la scelta l'audio più sbagliata che si possa prendere. Però se l'audio fosse bella anche questa, la fotografia di sto pezzo bianco e nero mi piace un sacco. La ragazza che mi cambiò la vita aveva un problema più grande. È una parodia del classico noir. Vi bevo in una città dura per gente dura finché una donna non mi affidò a un caso che era solo una ragazzina di campagna, sperduta, spettinata. Scusate, possiamo smetterla di parlare di quanto sono buzzurra e andare avanti con la storia? Grazie. Il suo problema era sua sorella, scomparsa da giorni. Era scappata di casa da anni. Mi piace. E si è mischiata nella ragnatela sbagliata. Dico... Traffico di pietre preziose. La piccola Annie aveva rubato il cuore di Alesa. Mi piace un sacco che il cuore di Alesa sia in sincrono con il labiale. Ci ho fatto caso. Ho fatto attenzione alle cose mentre lo ha perso i contatti. Davide che fa. Da una settimana. Da quando Annie. Stanislaschi proprio. Mi manca quel cappotto, non mi attrappiamo. Se avrei accettato il caso. Me ne pento. Senza dubbio. La piccola Annie si era messa davvero contro la gente sbagliata. Avrebbe fatto meglio a rimanere scomparsa. Colonna sonora Miles Davis. Comunque, fun fact. Ehi, mi sa che è cascato qualcosa in cucina. Allora, a raccogliere. Come? Come? Sto pezzo vagamente ispirato di Harry Witch. Io che sfondo la porta della mia cantina. Hanno preso Annie. Credo di essere sicuro qui, Manu. Quelli sono completamente pazzi. Dici dov'è il cuore di Alesa. Io non so niente. Sappiamo che hai le informazioni che vogliamo. Non è la verità. Ho collaborato a tua sorella, amore. Non toccate mia sorella. Casino, l'audio fa cagare. Quello che vogliamo sapere. Il cuore di Alesa è... Mi manca quella felpa. Chissà dov'è. Che incubo del cazzo. Ananas mannari? Magari. Dream On degli Aerosmith, ovviamente. E Davide lo suona su un ananas in 3, 2, 1. Che poi...
lei con la chitarra e lui lo suona come una tastiera. California Dreaming. Annie! Luce atroce, che schifo. Vabbè che l'ho girato con una videocamerina da 2 soldi, però potevamo stare anche un pelo attenti. Annie, sei in bagno? Montaggio bruttissimo qui. Ma c'è che c'è? Questa cosa l'ho usata nel video per spiegare l'inquadratura del lato del basso, che rappresentano una diversa scala di potere tra i personaggi. Hai fatto un bel sogno. Era assurdo. Continuavo a sognare che stavo sognando e che mi svegliavo. E stavo cercando mia sorella, solo che io non avevo una sorella. E c'era sempre un ananas. Sempre un ananas. Io boh. Tu invece? Di nuovo? Finito. Titoli di coda con i Modern City Vendors. With that long face. Cioè, tu uccide. Offre, guarda, io vedo le lacrime. La marchi del mio cuore. Quella buona. No, lo vedi? Lo stai facendo soffrire. Pentiti. Io non potessi tornare a cagare. Shadow. Mi è entrata davvero. Mi è entrata davvero la zanzara nel capuccio. Sto cercando di formulare un giudizio obiettivo. Dunque, i limiti tecnici si notano un botto. Cioè, sia la fotografia che l'audio sono pessimi, incoerenti, sia proprio per una mancanza di buon materiale, nel senso l'inquadratura in controluce. Non sono nemmeno colpa della videocamerina da 2 soldi, siamo noi che non ci abbiamo nemmeno fatto caso. L'audio forse poteva essere migliorato in post se avessi un programma migliore o se avessi le capacità di lavorare all'audio. Le cose che ho provato a migliorare di luce e colore ho fatto disastri. Ma... la sceneggiatura a me piace un sacco, il concept continua a piacermi un sacco. Ci sono alcune cose, tipo la scena con me e la Marty che teniamo le candele come se fossero delle carte, quella è talmente tanto nonsense da stonare con tutto il nonsense della storia. Sto cercando di ricostruire il mio processo di stesura della sceneggiatura, perché inizia tutto molto nonsense, inserendo gradualmente l'elemento della ricerca di Annie e alla fine parla solo di Annie. Quindi volendo ci può stare. Però secondo me una scena così strana fin da subito forse mette troppo in guardia gli spettatori. Tutti quelli che l'hanno visto mi hanno dato un feedback in prima persona. Mi hanno detto che a livello di appunto surrealismo è gestibile, perché sì, è surreale ed è nonsense, ma non è Buñuel, nel senso non va psicanalizzato per capire cosa sta succedendo. Ci si può fare una risata un po' come il nonsense dei Monty Python, non altrettanto esilarante perché i Monty Python dominano, però insomma, diciamo a livello di leggerezza è quel tipo di nonsense. Anche il montaggio poteva essere fatto meglio, ma hey, non avevo letteralmente mai montato niente da sola che non fossero i video di Ménage à Trois. Suona male, aspetta. All'inizio questo canale non si chiamava Cinema, si chiamava Ménage à Trois, perché facevo video in cui io, me e me stessa discutevamo, ci menavamo sui film. Commentavo i film dal punto di vista di una appassionata di cinema, di una nerd e di una fangirl un po' stupida. Annina, il più grande personaggio della mia carriera. Mi manca quella topolona. Comunque, dopo Pigna me la sogni, io e gli stessi compagni di merende, Martina, Davide e Caterina, abbiamo provato a girarne un altro, però serio, e ci mancherebbe l'ultima scena, però non ci parliamo più. No, con la Martina ogni tanto sì, perché viene in negozio, però non siamo più negli stessi giri, insomma. Ho tutto il materiale per fare il montaggio, tranne la scena chiave dell'altro cortometraggio, quindi niente, non verrà mai alla luce.
ho mega voglia di fare altri cortometraggi. Adesso, proprio questa settimana, io e Tony cominciamo a girare il nostro documentario. Consisterà in una serie di interviste a band underground italiane della nostra zona. Giriamo un po' nelle Marche, un po' in Umbria, un po' in Romagna. Sabato infatti andiamo in Romagna. Da quanto tempo è che non vado in Romagna? Sarà una figata. Il tema centrale del documentario sarà l'impatto della pandemia sulla musica, non solo a livello pratico della mancanza di concerti, ma proprio a livello psico-emotivo. Cosa ha cambiato la pandemia e la quarantena nella vita degli artisti, oltre alla perdita di denaro e di occasioni di lavoro. Intervisteremo un paio di band che piacciono un po' anche a me, ovvero i Solaris e i Burning Dogma. Io mi occuperò di fotografia e montaggio. Tony si occupa dell'intervista, lui fa la parte sociale, io faccio le cose tecniche. Spero di farle meglio rispetto a quello che ho fatto in Pigna me la sogni. Ma hey, ero una bebè, avevo 21 anni. 20 kg in meno. That's it! Questa era la reaction a Pigna me la sogni, il mio primo cortometraggio. Ci vediamo presto con un video a tema letture. Ti mando un grande abbraccio, ti lascio qua attorno tutte le cosine da cliccare e ti invito a essere clemente con te stesso, con gli errori che hai commesso in passato, perché senza questi errori non saresti chi sei oggi. Un abbraccio, love you, bye! E diventa tutto rosso quando lo faccio col telefono, che brutto!